si è preso il solito vantaggio da Vigliacco. E che fa col tricolore? Non osare! Non osare! No! Tentativo di strangolamento con la bandiera ai danni di Fabio Ferrari, vergognoso! L'atteggiamento di Tom La Ruffa! Che è un buffone! 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 Vi ricordo che in questo match c'è in palio il titolo di King of Comics 2024, finale Francia-Italia, Tom La Ruffa contro Fabio Ferrari. No, non lo fa, no! Le dame! Un altro schiaffone che sventola il cuore di Fabio, ma occhio a Tom La Ruffa e ora lo lancia le corde a vuoto il francese in prima battuta ma non in seconda. Fabio ha faticato molto a superare il turno e Tom La Ruffa con queste astuzie, con questi gioietti si sta approfittando di lui in maniera illegale. Fa bene l'arbitro ad alzare la voce. Tom La Ruffa spaventa il povero direttore di gara Gianmarco, Gianfranco, Gianmatteo, che purtroppo... Ok, scusi signor arbitro, va bene, volevo darle importanza. Tom La Ruffa intanto continua. Il match adesso è fatto in salita per Fabio Ferrari. Tom La Ruffa vuole tornare in Francia con il titolo di Pescara Comics. Fabio è pronto ad impedirglielo! Cerca di mettere in atto un'azione difensiva, Tom La Ruffa lanciando Irish Whip, frustata irlandese nei confronti di Red Devil, tentativo di schieramento sotto gli occhi dell'arbitro, ma è solo due! Solo due! Passiamolo! Facciamo di prendere la concentrazione! Brutto volo compiuto attraverso le corde da Fabio Ferrari, cortesia di Tom La Ruffa che esce dal quadrato e va a raggiungerlo per infierire. This is not solo due, this is simplement deux. Solo due. We invented this in France for Backlash, the best crowd in the world. Oui, oui. L'abbiamo inventato noi a Backlash, il miglior pubblico al mondo. Gliela faremo vedere l'anno prossimo nel caso, quando la WWE, se e quando la WWE arriverà in Italia. Backlash Milan. Ferme ta gueule. And what now? There's no more. You stupid Italian. Non cantate più, siete solo degli stupidi italiani. Tutti i pazzi per Materazzi. I forgot, I do speak Italian. Vaffanculo. Tom La Ruffa davvero irrispettoso nei confronti del pubblico di Pescara. Quello è il bidet parigino! Bidet! Il direttore di gara invita i contendenti a rientrare nel quadrato, ma intanto Red Devil rifila un manovescio a Tom La Ruffa. E ora siamo di nuovo nel campo di battaglia convenzionale. Il match è molto molto emilico, ma è l'italiano finalmente a guidarlo! Lo prende per la collottola, lo prende per i capelli, proprio davanti alla nostra postazione! Red Devil subisce il braccio teso di Tom La Ruffa! C'è lo schieramento, ma è solo due! Comunque Tom La Ruffa è ex WWE e questo passato non può essere cancellato. Fabio Ferrari sta affrontando uno dei match più complicati della sua carriera. 5 anni nel WWE per Tom La Ruffa,
e lo sta facendo vedere anche in questa fase di match. Forza Fabio Ricci per noi! Un'altra! Ben fatto! Ginocchiata! Controffensiva di Tom La Ruffa! Dai Fabio! Ora siamo all'angolo, è ancora Tom La Ruffa che si porta all'attacco. A vuoto, Tom La Ruffa in prima e in seconda battuta! E Fabio Ferrari prova! C'è il ribaltamento! Uno, due, non va! Solo due! Una curva magistrale, era pronto la vittoria, ma purtroppo in vista del traguardo Tom La Ruffa è riuscito con i suoi riflessi fenomenali a salvarsi. Un testata! Un doppio scontro! Attenzione, qui l'arbitro deve verificare la condizione fisica di entrambi. Fabio! Qui non abbiamo il referee, ragazzi, ma si sono tirati una figa memorabile. Il direttore di gara sta applicando un doppio conteggio. Una cagnata pazzesca, ma Tom La Ruffa sembra essere il primo a ristabilirsi. Cerca di rimettersi in piedi e lo fa prima del suo avversario. Eccolo qua, lui in piedi, Fabio non ancora. Pugno chiuso, attenzione, pugno chiuso, arbitro! E allora mani estremi, estremi rimedi. Scazzottata a stile Far West lì al centro del ring. Addirittura si aggrappa al povero direttore di gara Gianmarco. E ora tira pietà. È pentito, dice. Ho capito i miei errori, ho sbagliato. Excusez-moi. Nessuna pietà. Nessuna pietà. Nessuna pietà. Nessuna pietà. Nessuna pietà. Nessuna pietà. Non fidarti, non fidarti. Ma va, tiragli uno schiaffone. Sì, prendilo per il barbone. No! Dita negli occhi, ma l'arbitro non ha visto forse. Dai, Fabio! No! Super calcio! Uno, due! No! Meno male! Solo due! Solo due! Mamma mia, ho già visto! Solo due! Nelle sue mani! Solo due! Già ci hanno ciurato la Gioconda, voleva ciurarci anche questo, Ma cosa fa? No, ancora la bandiera, basta con questo vilipendio al nostro tricolore. Fabio difende il Fabio! Tricolore. Vai Fabio! No! Squalificalo! Non si può! Non si può! Non si può! Oh francese, pezzo di merda! Oh francese, pezzo di merda! Non si può! Difendiamo l'Italia! Difendiamo! Non ci posso credere, sto Marcione ci ha fregati! Hey you shut up, I told you, France, numero 1, oh oui!